il presidente Agenzia per lo sviluppo del raggiunge, piacere. Allora, facciamo dire due parole a ciascuno di loro. Un, due, tre, ecco, sapete che siamo autorizzati ad abbattervi se sforate con ecco i sì. tempi. Mi raccomando, rimaniamo stretti con i tempi perché abbiamo una lunga serie di associazioni da chiamare sul palco. Beh, abbiamo visto come si fa. Sarò velocissimo. Intanto buon pomeriggio a tutti. È bello vedere questo parco Dante Meaglia del Castello Malgrà pieno di gente, pieno di giovani, pieno di attività, ed è bello perché si sta ripetendo per il quarto anno e ogni anno c'è un aumento di entusiasmo, un aumento di pubblico, un aumento di partecipazione. Noi come amministrazione comunale, e sono qui con l'assessore Helen Ghirmu, siamo veramente orgogliosi e contenti di questo successo, perché è un successo che vuol dire che c'è anche una presa di posizione, un modo di vedere l'atteggiamento delle persone un pochino più diverso, più propositivo, più rivolto verso l'attività sportiva, che vuol dire l'attività del movimento. Muoversi, fare sport, specialmente dall'età giovanile, è segno di benessere in futuro. Quindi io mi auguro che questo tipo di attività, che questo... diciamo così, questa dimostrazione odierna sia da stimolo a tutti quanti a muoversi di più, a fare qualsiasi tipo di sport. Rivarolo è ricca di tante associazioni sportive, di tante attività sportive, e io veramente le ringrazio tutte, quelle che sono presenti oggi, sono quasi tutte, e quelle che magari non sono riuscite a venire. Grazie veramente a tutti, perché fate un'azione utile veramente a tutti i cittadini e tutti i rivarolesi. E naturalmente non posso ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione, in primis Silvia Vacca e gli amici del Castello Malgrà, e poi Obiettivo News, e poi l'assessorato allo sport, e tutti coloro che si sono prodigati per questa continuità nel corso degli anni per questo tipo di attività. Quindi grazie veramente a tutti. La giornata dal punto di vista meteorologico ci ha aiutato, siamo stati fortunati, e quindi penso che potremo andare avanti fino a notte con la nostra manifestazione. Verrebbe da dire fino a tre. E non posso non ringraziare i nostri due speaker che ci hanno accompagnato, ci accompagneranno fino a tutta la giornata. Grazie anche a loro per questo loro importante ruolo che si sono ritagliati, che stanno svolgendo con grande successo. Quanto sta crescendo questa manifestazione, probabilmente crescerà se la ripeteremo nei prossimi anni. Certo. Direi che siamo prossimi a candidare Rivarolo per ospitare le prossime Olimpiadi. Ecco, ci stiamo avvicinando. Stiamo lavorando. Ecco, noi a Torino non hanno voluto quelle invernali, noi ci proponiamo per quelle ufficiali, quelle estive. Anche perché come sindaco sta lavorando per incrementare lo sport, per alleggerire il suo lavoro medico. Ecco, sicuramente. Allora, sicuramente. Chi fa sport prevede la salute, prevedendo la salute che ci sono meno malattie e si risparmia anche in sanità. E quindi poi abbiamo già anche gli atleti del domani. Abbiamo già anche pronti gli atleti di domani, sono più da sfornare. Ecco, perfetto. Saluto anche con piacere l'amico Fabrizio Gea, che è il presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, che sta lavorando insieme a tanti amministratori, a tante associazioni, a tanti portatori di interesse del Canavese, per fare un Canavese che sappia mettersi al passo di altri territori che forse l'hanno fatto prima di noi. Lui si occupa un po' di tutto, ma anche lo sport è una delle priorità, delle prerogative di questa Agenzia per lo Sviluppo. E poi sentiremo direttamente da lui anche questo tipo di esempio che il canavese vuole dare e vuole lanciare in tutto il territorio. Lascio la parola a chi? All'assessore allo sport Helen Ghirmu. Dico bene? Va bene? Sì, va bene. Fabrizio Gea. Ci teniamo Fabrizio Gea per ultimo. Sappiamo quando e quindi... Esatto, voglio dire. Friggiamo i tempi. Che arriva la scadenza tra capo e collo. Che non si rompano le acque sul palco. Allora, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti agli organizzatori. Di nuovo grazie ancora agli amici del Castello Obiettivo News, perché hanno reso possibile questo evento che negli anni è cresciuto.
un simbolo molto bello di questa crescita è stato vedere che le associazioni hanno chiesto quando si rifarà l'evento, prima ancora che gli amici iniziassero l'organizzazione. Quindi è un evento richiesto tantissimo dalle associazioni stesse, che hanno occasione di farsi conoscere dalle nostre famiglie, alle famiglie di Rivarolo, che proprio in questi giorni cominceranno a decidere su quali sport indirizzare i propri figli. Non mi ripeto su quanto è importante questa manifestazione per noi, ma ho veramente piacere di ringraziare tutti coloro che promuovono lo sport, la salute, il benessere, e abbiamo cercato oggi di lanciare una prima piccola iniziativa che intitoleremo con un piccolo hashtag, un piccolo slogan, hashtag Eco Rivarolo, gli omaggi che verranno dati ai bimbi che provano un po' le attività. Promuoveranno anche una iniziativa ambientale per la riduzione del consumo di plastica e dell'utilizzo della plastica. Non sveliamo l'omaggio, lo possiamo svelare l'omaggio, lo sanno già. Ce l'hanno già quasi tutti, quindi abbiamo omaggiato a fine percorso una borraccia per insomma, incentivare l'utilizzo di materiali riutilizzabili. Quindi cura dell'ambiente, cura del proprio corpo, del benessere, perché siamo tutto un insieme. Presenti tu, Fabrizio Gemma. E allora a questo punto ci diamo la parola al Presidente Agenzia dello Sviluppo Taravese. Fabrizio, perché per la telecamera? Per il microfono, per il cavo. Ah, per il cavo, ok. Sì. Allora mi sposto da questa parte. Presidente, volevo solo farle notare, era poco fa che passava lì, che c'è qualcuno che è vestito più di lei, è un toro che va in giro a promuovere l'associazione di judo, che è vestito più di lei, ha ancora più diritto di lei di avere caldo. Cioè, io non so come faccia, perché sto schiumando con una maglietta a maniche corte. Monica, non so, dimmi tu. Chapeau. Infatti pensavo che mi avesse fatto spostare per il caldo. ma ripari non ne abbiamo. No, in questo momento ripari non ne abbiamo a disposizione. Guardi, le faccio ombra io. Allora, grazie mille innanzitutto per l'invito. Io sinceramente oggi pensavo di parlarvi, come giustamente Alberto Rostagno ha prima introdotto, di come lo sport sia uno degli elementi portanti e principali di una valorizzazione del territorio, e di come per l'Agenzia per lo Sviluppo lo sport sia un elemento fondamentale. Però sinceramente, venendo qui oggi e camminando con calma e guardando le persone che ci sono qui oggi, guardando chi c'è stato qui nel pomeriggio di oggi, sinceramente mi viene molta più voglia di parlare delle persone. Mi viene più voglia di parlare delle persone che si danno da fare. Mi viene più voglia di pensare che sia più bello oggi pomeriggio pensare e parlare di tutte quelle persone che si danno da fare, per esempio, per i nostri figli. Ognuno di noi ha dei figli e può ringraziare chi si dà da fare per loro. Io penso che quello di oggi sia un bellissimo momento, ma un bellissimo momento non tanto un bellissimo momento ufficiale, un bellissimo momento di sport. Penso che sia un bellissimo momento per le persone che ci sono qui oggi. E il canavese, ve lo assicuro, che è fatto di bellissime persone, di tante bellissime persone che si danno da fare ogni giorno, che si danno da fare ogni giorno per gli altri, che si danno da fare ogni giorno nel lavoro nelle nostre aziende, che si danno da fare per riuscire a rendere questo luogo un posto migliore. Ecco, se devo lasciare un pensiero nella giornata di oggi, ringraziando anch'io chi, consentitemi il francesismo, si è fatto il mazzo nell'organizzazione di una cosa del genere, ecco, se devo lasciare un pensiero ad oggi, il mio grazie va a tutte le persone del canavese che si danno così tanto da fare e per cui vale la pena ogni giorno di lavorare. Grazie. Grazie Fabrizio Gea. Un omaggio. Presidente, ricordiamo, Agenzia per lo Sviluppo del Canavese. A questo punto direi siamo pronti
per il microfono. Adesso chiamiamo le associazioni, ma abbiamo, sì, abbiamo sfruttato un attimo di momento di pievolezza. Marco Vercellino, che è colui che vi dà i gelati oggi e consiglia a tutti di andare a prendere il gelato buonissimo che lui stesso prepara. Visto il caldo è perfetto. Come amici del Castello e come Obiettivo News vorremmo ringraziarlo perché è lui che ci ha dato una mano nell'organizzazione della parte alimentare che vediamo apprezzata perché oggi c'erano delle code strepitose, quindi grazie mille per l'aiuto che ci hai dato. Grazie a voi. Grazie, a voi. Grazie per il gelato. E noi a questo punto possiamo cominciare a chiamare le associazioni. Sì. Cominci tu? Sì. Io quello che mi preoccupa è che non li vedo qua. Comunque, cominciamo. No, ma sono presenti. Sono presenti e ci raggiungono sul palco. Atletica Rivarolo. Atletica Rivarolo presente. Atletica Rivarolo, ecco. Intanto prego. Monica ci dice qualcosa su questa associazione. È nata Rivarolo ovviamente nel 1982. Costituisce uno dei poli di riferimento per l'atletica canavesara. Quest'anno ha allenato più di 140 tra ragazzi e ragazze, distribuite nelle varie categorie, partecipando a circa 25 gare a livello provinciale e regionale. Numerosi piazzamenti e le coppe. Dimenticato qualcosa? C'è qualcosa che vuole aggiungere? Ma posso solo aggiungere un ringraziamento per chi ha organizzato questo evento, che a noi fa molto piacere perché è un'occasione per incontrare persone nuove, che spero che si avvicineranno allo sport in generale. Vi si trova? Dove? Ci trovate a Rivarolo, al polisportivo. Perfetto. Grazie mille. All'Atletica Rivarolo un piccolo omaggio. Nel frattempo noi siamo una catena di montaggio senza pietà, centro attività Subacque Explorer. Abbiamo un rappresentante di questa associazione che ci raggiunge. Nato nel 1986 sotto il patrocinio del comune di Rivarolo Canavese, affiliato alla FIAS, Federazione Italiana Attività Subacquea, ed iscritto al CONI tramite l'ASC, Attività Sportive Confederate. Organizzate periodicamente corsi di avviamento all'attività subacquea, snorkeling, nuoto attrezzato, corsi di apnea e corsi di subacquea. Precisamente. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma io volevo aggiungere semplicemente, sarò breve. Volevo aggiungere semplicemente che noi siamo i Subexplorer. Quando le donne dicono sarò breve. Fai dell'ironia? Assolutamente no. Siamo un circolo di subacquea affiliato alla FIAS, da più di 30 anni, come giustamente avete detto, siamo qui a Rivarolo, per far avvicinare i grandi e piccini al mondo sotterraneo, no, sottomarino. Mi rivolgo innanzitutto ai numerosi bimbi che ci sono qui, credo che a tutti piaccia il mare, penso proprio di sì. Se vi piacerebbe vedere tutti i pesciolini, gli animaletti che ci sono sotto la superficie del mare, noi siamo le persone giuste, ma anche i grandi possono venire a trovarci. Anche Monica, per dire. Anche Monica, certo. Anche i diversamente giovani come me. Ma certamente. Noi parliamo semplicemente di superpoteri. Parliamo di superpoteri. Certo, perché respirare sott'acqua non vi sembra un superpotere? Assolutamente. Volare, fluttuare in un mare di bolle non vi sembra un superpotere? Sempre una curiosità, il mare più bello il cui sotterraneo tu abbia visto. Allora, se vogliamo parlare d'Italia o estero? Estero, via. Mar Rosso. Italia? Mar Rosso tutta la vita, Sardegna tutta la vita. Però venite a trovarci anche quando andiamo in Liguria perché merita anche quella. La Marsalata, Mar Rosso? E riprese Marsalata, Sharm el Sheikh. Le anche in Liguria. Mentre invece però il centro non ce l'avete a Sharm el Sheikh, ma... magari. Ma no, ce l'avete a Rivarolo? Siamo qua a Rivarolo. Se vi fa piacere, giovedì sera siamo in sala consiliare a Rivarolo Canavese, nel comune di Rivarolo Canavese. E ci sarà la serata di presentazione alle ore 21 dei nostri corsi. Parliamo di subacquea, ma parliamo anche di snorkeling e di apnea, quindi se vi fa piacere venire a conoscere i nostri istruttori, che sono molto preparati, vi prenderanno per mano e vi porteranno. Il signor sindaco mi suggerisce che porteremo Rivarolo al mare, anzi porteremo il mare a Rivarolo. Questo punto. È una promessa, eh? Non siamo in periodo elettorale, ma è una promessa. Attività subacquea all'orco. Perché no? Perché no? Si fa.
Allora, grazie al centro attività Subacquea Explorer, un piccolo omaggio da parte degli amici del Castello Malgrado. Libero dal microfono. Noi andiamo avanti. Andiamo avanti, salutiamo salutiamo loro, chiamiamo il Volpiano Rugby. Volpiano Rugby. Eccolo. Che si è portato la clac, sento. Dici qualcosa di Volpiano Rugby? È nata nel 2007 grazie alla volontà e alla passione di alcuni ex giocatori e genitori di giovani atleti di Volpiano. La principale finalità della società è quella di diffondere i valori del rugby nel canavese e nei territori limitrofi, favorendone la diffusione e lo sviluppo. Per ottenere questo, lo staff del Volpiano Rugby si impegna attraverso un paziente lavoro presso le scuole, realizzando eventi promozionali. Prego, diteci quali e come. Ah, c'è, ma secondo me qua si è portato dietro tutta Volpiano, mica solo l'associazione. Vabbè, questi sono alcuni dei nostri ragazzi che praticano questo sport, e, insomma, sono molto affiatati, è proprio un gruppo, una seconda famiglia come ci definiamo. E niente, se volete venire a trovarci per provare il sabato mattina presso il campo di Volpiano, sono delle prove libere, potete conoscere i nostri allenatori, istruttori che insomma vi avviano a questo nuovo mondo. Grazie. Grazie a Volpiano Rugby. Grazie mille. Un omaggio da parte degli amici del Castello Malgrà. Questo che si vuole fare una foto. Come ricordavano le nostre autorità, questo è anche un periodo dell'anno che ben si presta alla presentazione delle discipline sportive, perché chiaramente iniziano le sono cominciate, ahimè lo so bene perché insegno, sono cominciate le scuole, sono ricominciate le scuole, quindi anche l'occasione migliore nel corso dell'anno per iscrivere i vostri fanciulli Kings per praticare loro tanto una nuova disciplina sportiva. È la volta di Kings Castellamonte. Abbiamo un rappresentante di Kings Castellamonte. Baseball, softball. Baseball e softball. Ce l'abbiamo? Baseball. Kings. Un rappresentante, lo vogliamo sul palco. O altrimenti vai avanti con quello dopo. Andiamo avanti con quello dopo, prego. Allora, io torno dopo su. Ritorniamo in mare perché linea sub. Linea sub. Linea sub. Ecco, ok. Mi ho persi. Facciamo dopo. Chiedi a Rita se vuole venire. Dimmi. Nasce a Rivarolo nel 94 su iniziativa di un gruppo di amici appassionati di immersioni. Già dall'inizio, tra svolgere i classici corsi per conseguimento del brevetto di sommozzatore, organizzano settimane blu e crociere in Mar Rosso e Maldive. Quando partite? Adesso novembre. Ok, mi unisco. A Berenice. Perfetto. Se vuoi venire, sei da ben accetta. E quindi fate, svolgete l'attività in piscina, quindi potete anche la subacquea, attività in piscina di subacquea, e poi noi ci interessiamo anche di parlate solo un po' più vicino perché sennò non vi subacquea sento. Tecnica si sente? Quindi con miscele speciali e tutto. Un altro, inoltre, un nostro piccolo gruppo di appassionati proprio di immersioni si dedica alla storia della subacquea. Abbiamo provato degli scafandri da Palombari risalenti al 1930. Ecco, ci mancava lo scafandro da Palombaro oggi. E addirittura, dico, usando dei manuali dell'inizio del 1900. Bellissimo. Quando ancora i palombari si chiamavano marangoni. Beh, c'è il quidditch, per cui può esserci qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Dove vi troviamo? Ci trovate a Rivarolo, sempre in piscina, al mercoledì e al venerdì, sempre dalle 9 alle 10, dove il nostro, diciamo, principale scopo è quello di fare subacquea in totale sicurezza. Bello andare sott'acqua, ma è ancora bello uscire e raccontare le cose. Abbiamo dei fotografi, dei validi fotografi che hanno partecipato a delle gare vincendo anche dei premi, e la nostra attività si svolge sia in Liguria che in tutto il mondo, se ce lo permette. Perfetto. Mare. Possiamo darvi un piccolo omaggio? Grazie. Se vuole aggiungere qualcosa. Quindi un'altra occasione per visitare le bellezze dei nostri mari e dei mari in giro per il mondo. Okay. Grazie a Linea Sud. Rimanete in zona sempre per la foto di rito dopo. Grazie. È la volta di Kings Castellamonte. Allora, io intanto qua leggo perché è una storia
interessante. Allora, la storia baseball del softball a Castellamonte ha inizio nel lontano 1970, e lontano perché io non c'ero neanche ancora. Un giovane intraprendente professore di educazione fisica, che suppongo sia tu, no? Ah, ok. Abbiamo, appassionato, ma ce l'abbiamo? No, abbiamo i figli e i nipoti di quel professore. Abbiamo già le generazioni abbiamo dopo. Già le generazioni appassionato dopo. Di questo sport, lo introduce come disciplina sportiva nelle scuole locali. Iniziano i primi allenamenti sul campo, dove spuntano i primi guantoni, le prime palline, e poco per volta ragazze e ragazzi si avvicinano con interesse, curiosità, ma soprattutto con voglia di provare a colpire la pallina con quello strano bastone, la mazza da baseball. Cosa ci vuoi aggiungere a coronamento di questa meravigliosa storia di sport e passione? Ma allora, intanto un saluto a tutti e un ringraziamento a chi ci ha invitato e dato la possibilità di venire qui, perché quello che vorrei proprio aggiungere è che al di là di questa storia più che quarantennale ormai, siamo sempre riusciti, a volte con migliori risultati, a volte con risultati meno eclatanti, a praticare questa attività continuamente dal 1971 esattamente fino ad oggi. E beh, sono 48 anni. Sono 48 anni, siamo contenti. Tra di noi ci sono ancora alcuni di quelli che hanno fondato la prima società baseball e softball Castellamonte. Che sono quelli che adesso giocano a carte. No, scherzo. Cerchiamo di mantenerci un po' in forma, qualche torneo amatoriale. Certo. No, quello che l'occasione appunto è che proprio quest'anno abbiamo dato di nuovo inizio a un'attività rivolta alle squadre giovanili, cioè ai bambini, facendo un certo sforzo e avvalendoci anche della collaborazione di un allenatore dello staff della nazionale italiana di baseball e softball giovanile, Alessandro, con il quale continueremo anche l'anno prossimo a collaborare, e questo ci permette non solo di dare un'impostazione corretta secondo quelle che sono gli orientamenti attuali anche a livello nazionale, ma di far crescere come capacità, soprattutto sul campo, anche il nostro staff tecnico, che quindi non si avvale solo di corsi teorici, ma ha la possibilità di osservare un allenatore della staff nazionale sul campo e vedere proprio effettivamente come si lavora. Quindi l'occasione di essere presenti qui, lui è qui oggi con noi, sta lavorando nel campo, ci permette appunto, è un'occasione veramente adeguata a quegli sforzi che stiamo facendo che abbiamo fatto nel 2019 e che continueremo a fare nel 2020 verso i giovani, con l'obiettivo principalmente di farli divertire e nel divertimento far acquisire loro quelle capacità tecniche che svilupperanno nel tempo, gli permetteranno loro anche di raggiungere, chi è più assiduo e più bravo, raggiungere livelli anche alti. E nel baseball, in effetti, essendo uno sport virgolette minore, non ci vuole molta strada arrivare ai livelli alti. Però sempre meno sport solo americano, sport canavesano, sport il assolutamente doc, sport canavesano doc, doc canavesano doc. Quindi vi troviamo a Castellamonte. Ci trovate a Castellamonte, oppure chi è particolarmente interessato, abbiamo i volantini con tutte delle spiegazioni qui allo stand. Okay. Grazie, che non potremmo dividere con i nostri bambini ovviamente. Grazie, grazie mille. A Kings Castellamonte. Noi andiamo avanti. Sì, con gli amici a quattro zampe. Oh. E non sei tu dopo la pratica sportiva e non ce la fai più, ma sono i nostri amici della Dog Island. Dog Island. Buongiorno a tutti. Ti tolgo subito la parola perché dopo i nostri amici della Dog Island faranno un'esibizione, e così come anche un'altra associazione che arriverà dopo, quindi per non tediarvi con troppe parole li presenteremo dopo per conoscerli meglio, e quindi procediamo solo con la premiazione ringraziandovi e aspettandovi dopo. Va bene, grazie. Beh, basta. Ciao, è stato un piacere conoscerti. No, comunque li ritroveremo dopo, non andate via perché ci sarà un'esibizione dei nostri amici, simpatici amici a quattro zampe. Allora, stessa cosa credo per il Music Date. No, così non Music Date. Un rappresentante della Music Date che credo sia, diciamo, all'interno dell'ambito del liceo musicale, associazione del liceo musicale di Rivarolo, di cui io a suo tempo sono stato un allievo agli albori del liceo musicale, mi ricordo.
Ecco, con voi ho già, chi c'era stamattina lo sa, ho già preso parte alle prove, ho già preso parte stamattina alle vostre prove, è stato un momento molto simpatico, ci ritroveremo dopo con l'esibizione delle vostre bravissime allieve. Andiamo avanti. Basket. Tocca a me? Basket, perché io ho tenuto il 15. È la volta di Utker Basket. Basket. Il rappresentante del basket. Usak. Arrivano i giganti, chiaramente. Usak nasce nel 1981 dall'unione tra le società di Cournier e Rivarolo. È però solo dalla fine degli anni 90 che il basket si è diffuso in maniera ampia a Rivarolo e nei paesi vicini. Negli ultimi 20 anni sono infatti riusciti progressivamente ad avere formazioni in tutte le categorie giovanili e oggi hanno attività che coinvolge atleti dai 4 ai 19 anni per un totale di quasi 200 tesserati. Fiora all'occhiello la prima squadra che sta per iniziare la sesta stagione in C-Silver, con una rosa formata solo da giocatori cresciuti nel settore giovanile dell'USAC. Ho dimenticato qualcosa? Era una descrizione già molto completa. Se volete... No, ha detto che non vogliono neanche parlare con il vino. Bom. Loro giocano solo, non parlano. Loro giocano solo. Sono venuti vogliono solo il vino. scherzo. È un impianto nuovo dove giocare con la C Silver. Quindi è a tradimento. Questa era, a proposito di scherma, questa era una stoccata. Già, questa era una stoccata all'amministrazione comunale. Ce l'avevi nel foglio? Che cosa, l'omaggio? No, il... alla richiesta? Non c'era. No, l'hanno tagliata allora. Non c'era, ma la mettiamo a verbale. L'hanno tagliata. La mettiamo a verbale? La mettiamo a verbale, signor sindaco. Grazie all'USAC Basket. A questo punto ci concediamo un momento di sana magia. Fenix Canavese Quidditch. Dove sono gli amici del Quidditch? Perché noi in canavese giochiamo anche a Quidditch. Io Rivarolo is the new Hogwarts. E nasce proprio come una possibilità per far giocare a Quidditch tutte le persone del canavese che non possono raggiungere Torino, quindi a Torino è normalissimo. Ma sei scorte. Un serpe verde? Ok, allora va bene. La squadra è nata qui nel parco del castello, quindi vi troviamo qua. Sì, praticamente noi ci alleniamo la domenica qui a Malgrat verso le 16 e stiamo cercando anche nuovi ragazzi perché essendo uno sport misto abbiamo bisogno sia di ragazzi che ragazzi in campo, quindi... Diversamente giovani possono venire? Non c'è un limite di età. Sto candidando, niente da fare, non ho ancora trovato una squadra che mi vuole. Questo lo berremo probabilmente durante una cena di squadra. Ma quindi, perfetto, okay. Ma quindi volate? Ogni tanto non voliamo, ma ogni tanto si salta in alto, tanto in alto. Spiegaci che cos'è. Sa chi è qui, spiega a noi babbani cosa vuol dire giocare a Quidditch a Rivarolo Canavese. Allora, ci sono 7 giocatori per squadra, 3 vanno a fare punto dentro i 3 anelli, non so se avete presente. Sì. Cioè, io sì. Ci sono, i 3 anelli sono laggiù. Dovrebbero essere laggiù. Ecco. Poi ci sono altri 2 giocatori che usano delle palle da dodgeball e vanno a colpire praticamente gli altri giocatori. Se vieni colpito devi smontare dalla scopa perché la usiamo, un tubo in PVC. Quindi usate le scope. È un bastone in PVC perché le scope si usano da un pochino. Ma la scopa è l'ultimo dei problemi quando giochi. Perché poi devi anche placcare comunque gli avversari, quindi non ti preoccupi più della scopa ma dei 150 kg che ti vengono addosso. Dopo veniamo a trovarvi. Sì, ci sono diversi arbitri, c'è un arbitro di gara, un arbitro di porta e poi assistenti dell'arbitro e c'è anche l'arbitro per il Buccino d'Oro. Quanto è grande il campo? Cioè, quanto dovrebbe essere grande? Non ho idea delle misure perché adesso non le ho in mente. Penso comunque il una trentina anno, di metri giù di lì. Il prossimo anno anche tu sai chi verrà a giocare a Quidditch qui a Sport al Parco. Dopo vengo a trovarvi. Va bene, sì, grazie. Sono dei giocatori che sono all'interno della squadra, però giustamente se giochi vengono arbitri da altre squadre che sono neutrali rispetto alle 2 squadre in campo. Dopo veniamo a trovarvi. Grazie a Fenix Canavese Quidditch, salutateci Silente. Noi andiamo avanti con l'associazione Vecchi Pompieri 1912 di Rivarolo Canavese. Questo sì che è un signor sport. Associazione Vecchi Pompieri 1912 di Rivarolo Canavese, io qua
Io qua non ho altro da dire, per cui sai, una parola ce la dici. Sì, ok. Buon pomeriggio a tutti, noi siamo l'associazione Vigili del Fuoco, l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, la delegazione di Rivarolo, nonché l'Associazione dei Vecchi Pompieri 1912, nonché proprio i Vigili del Fuoco. Puoi farne parte anche tu, Monica. Sì, grazie, perché insomma siamo coetanei 1912, togli la mano dal micro che non ti si sente. Ok, praticamente siamo i pompieri, siamo qui oggi con un percorso attrezzato per simulare... Dov'è il vostro stand? È questo qui. È questo? Sì, esatto. Con il ponte tibetano, ponte stile. Tibetano, poi c'è la scala da salire, la pertica da scendere, la trave dell'equilibrio e l'altra trave per l'equilibrio. Bene, e l'incendio da spegnere? Non c'è. Oggi non c'è perché fa troppo caldo, speriamo che non ce ne siano. Vabbè, no, assolutamente, assolutamente. Ne possiamo scherzosamente parlare, ma è ovvio che è meglio di no, perché già il nostro caravese è dato da questo punto di vista. Allora, grazie all'Associazione Vecchi Pompieri di Rivarolo Caravese. Grazie mille. Ancora un applauso. Adesso, a chi protegge le nostre la Croce Rossa, il comitato di Rivarolo della Croce Rossa. Ecco. Croce Rossa. Dai pompieri alla Croce Rossa. Eccoli, che bello vedere i giovani. Grazie. Grazie a voi. Se volete dire... Innanzitutto buongiorno a tutti, un grazie particolare agli organizzatori dell'evento, al sindaco, a tutte le persone che hanno contribuito soprattutto a organizzare questa giornata, che è sicuramente una bellissima giornata per stare tutti insieme, per fare sport e per conoscere le associazioni di Rivarolo. Non mi dilungo tanto su che cosa siamo, perché molti di voi già lo sanno, siamo ambulanza, siamo soccorso, siamo tanto altro, siamo attività sociali, siamo attività giovani, attività sulla salute, siamo diffusione delle manovre di primo soccorso, siamo anche questo, stare insieme, fare feste, divertirsi. In modo giusto e attento. E invito tutti gli interessati a venire al nostro stand per conoscere le attività che facciamo e per partecipare magari al nuovo corso per i volontari che inizierà il venerdì 27 presso la sede di Rivarolo alle ore 21. E lì si potranno avere tutte le informazioni per poter aiutare anche voi questo grande mondo che è quello della Croce Rossa. E un grazie particolare a voi. Grazie a voi per quello che fate. Grazie alla Croce Rossa, comitato di Rivarolo. Noi andiamo avanti con i Mastini Canavese American Football americano è una disciplina molto veloce e spettacolare. I Mastini Canavese hanno una squadra senior composta da 50 atleti, una squadra under 13 da 10 ragazzi, una under 16 da 14 ragazzi e una squadra femminile in fase di reclutamento composta da 10 ragazze. La mission è far crescere i giovani con lo sport, cosa che richiede un grande impegno da parte degli adulti, che viene ripagato col vederli impegnarsi mettendo in campo ideali, valori veri e sano spirito di sacrificio. Abbiamo un rappresentante e un microfono, Monica, vero? Scusa? Che ci permette di, insomma, conoscere ancora un po' più nel dettaglio questa associazione che ha preso parte a questa manifestazione. Va bene, buongiorno a tutti, io rappresento i Mastini Canavese, questa associazione che è dal 1981 che fa football americano. Abbiamo una squadra senior che si allena qua a Rivarolo, alla polisportiva, che gioca anche, fa il campionato di seconda divisione. Abbiamo il settore femminile da quest'anno e abbiamo poi il settore giovanile under 13, under 16 e i minions che iniziano a 6-7 anni fino a 11 anni, quando poi passano all'under 13. Promuoviamo anche il football americano come flag football senza contatto nelle scuole, nelle varie scuole medie e superiori. Lo scorso anno siamo stati anche qua a Rivarolo, alle scuole medie. Partecipiamo in quasi tutte le scuole del Canavese in questo momento. Dove vi troviamo? Come ci troviamo? Come sede? Come sede alla polisportiva. Alla polisportiva Rivarolo. Dimmi tu, uno deve arrivare a 34 anni a scoprire che non esistono solo i mastini napoletani, ma pure i mastini canavesani.
Un piccolo omaggio. Grazie. Grazie ai mastini del Canavese. E intanto chiamiamo. Noi andiamo avanti. Sul palco ai Chiccai Fabria, spero di aver pronunciato giusto. Adesso ti cazzierà. La cosa più difficile. Adesso ti cazzieranno. Sono i signori là, eh? Prego. Credo. Ai Chiccai Fabria. Ai Chiccai si dice così. Eccolo. No, non si dice così ovviamente. Ovviamente, e quindi io mi fermo. Era onere della collega, eh. Io mi fermo così non. Ok. Allora, io lascio parlare loro così. Aspetta che adesso arriva Gemon e ci dice, ci spiega tutto bene. Io vi guardavo prima ed è veramente un piacere, al di là della tecnica in sé, è proprio un piacere per gli occhi guardarvi per il contesto nel suo complesso. Se devo, lì è lo sport, ne parlavamo prima con un'altra associazione, è lo sport che diventa arte in un certo senso. Non è uno sport ma è un'arte, appunto. Noi non facciamo uno sport. Non è uno sport. Dai un po' di volume per favore. Illustri lei, a cominciare la pronuncia, che chiedo venia. Aikikai è l'associazione, Aikikai. Noi facciamo Aikido. Okay. Aikido. Non Aiunione. Si sente? Hai unione, chi energia e do è la via, la strada. Quindi noi facciamo la strada dell'unione del chi. Il chi è un'energia. Quindi ci uniamo la nostra energia a quella dell'avversario. Quindi siete, allora è un riconosciuta attiva in Italia da oggi. Sì, è riconosciuta in Italia e siamo legati all'Ambudojo di Tokyo, che è la scuola centrale che è riconosciuta in tutto il mondo, quindi noi siamo associati a loro, quindi siamo riconosciuti in tutto il mondo, quindi non è un'associazione italiana, è un'associazione nazionale che è riconosciuta anche dal Giappone. Le tecniche qui, io leggo, si fonda sulle tecniche degli antichi samurai, ovviamente. Esatto, di spada e di bastone. Cioè, purtroppo non abbiamo potuto far vedere più di tanto, però le nostre sono tecniche che derivano dalla spada e dal bastone. Sono leve articolari e quindi servono a neutralizzare l'attacco di un avversario. Utilizziamo la spada, il bastone e il pugnale di legno per simulare certe tecniche. Quindi c'è anche questo studio delle armi, che sono fatte però di legno, quindi non ci si fa male, ecco. Perfetto, quindi qui, per chi volesse approfondire. Dove vi troviamo? A Salassa, Ci chiamiamo il Chiccai Fabria perché non abbiamo voluto cambiare l'associazione, il nome dell'associazione. A Salassa ci abbiamo i volantini se qualcuno è interessato. Perfetto. Grazie mille. Il vostro stand si trova lì appena lì. Esatto. Okay. Grazie mille, grazie a tutti. A voi. Grazie, proseguiamo con altre arti. Arti del Tao. L'associazione Arti del Tao. Anche noi. Che nasce in Ivrea oltre 25 anni fa. Chiedo scusa in anticipo per la pronuncia. Sì, perché tu hai riso prima, io adesso. Adesso ride Monica. Taiji Quan. Sì, va bene. Come si dice? Taiji? Tai Chi Chuan. Ecco, perfetto. Sì. Il Tai Chi Chuan è una disciplina psicofisica completa, nata nei monasteri taoisti, definita pratica di lunga vita. Perfetto. Infatti il signore ha 523 anni, non so se si vede, portati si vede in modo chiaro. Con i suoi movimenti lenti e fluidi, morbidi ed armonici, si impara impara a conoscersi meglio sia mentalmente che fisicamente, incrementando la velocità e la forza. Tra gli altri posti, l'associazione Arti del Tao tiene corsi presso il centro olistico Chaos di Rivarolo Canavese. Hai già detto tutto, non dico più nulla. Qualcosina, sì, qualcosina, dai. Se non hai nient'altro. Niente, il Tai Chi Chuan nasce come arte marziale, indipendentemente da quello che si pensa che sia una disciplina morbida e dolce, è tutt'altro che una disciplina morbida e dolce. Non si vede esteriormente, perché essendo un'arte interna, difficilmente si riesce a percepire cosa sta succedendo quando ci si muove. Quindi diciamo che da arte marziale porta comunque dei benefici al fisico grazie alla sua pratica. Bene. Noi siamo presso il Chaos di Marta. Sì.
Guarda, grazie, ma il caos... Ma è stato vivi nel caos. Io vivo nel caos, pensa che meraviglia. Beh, detto così può sembrare un po' caotica come presentazione, in realtà il caos sta per, è una sigla che sta per centro artistico, olistico, spirituale. E quindi le attività che vengono proposte al caos sono tutt'altro che caotiche, e anzi tendono molto... Bravo, servono per uscire dal caos, perché noi, che lo vogliamo oppure no riconoscere, partiamo un po' tutti da situazioni caotiche della vita, e quindi cercare di avvicinarsi a quelle attività che ti possono allontanare dal caos e mettere un po' d'ordine può essere utile. E infatti il Tai Chi è un'arte che proponiamo da noi, e non è neanche l'unica attività sportiva, perché da noi possono trovare anche danza, possono trovare anche yoga, possono trovare tante attività, perché poi la via per trovare un po' di ordine, per trovare la pace nel caos, e riallacciare magari direi anche il legame tra corpo e psiche, e riallacciare quel legame di cui parlava Helen prima, tra benessere, salute e sport, che siamo un tutt'uno comunque sempre, la puoi trovare, e ognuno ha la sua via per trovarla, non è detto che sia per tutti la stessa strada, ok? E quindi il caos si trova in via Bonaudi. Ecco, cioè, questa è una via certa. Cioè, è una via certa, via, okay, è una certezza. La via è una certezza. Via Bonaudi 40B. Quindi veniteci a trovare. Grazie. Alle arti del Tao. Oh, scusa. Ora tocca al Bushido Kai Judo Academy. Ci sono, prosegue il lungo Bushido elenco Kai delle Judo associazioni che hanno preso parte alla quarta edizione di Sport al Parco. Li abbiamo, li vedete? Lo ricordo a chi sta arrivando in questo momento, perché sempre nuova gente arriva, e allora, già dobbiamo... passiamo oltre e ci siamo oltre? Ok, ci diamo allora ad un altro tipo di sport completamente diverso da quelli visti finora. È la volta del circolo ippico Arione. Abbiamo circolo ippico Arione, sì? Immerso nella suggestiva cornice di Bairo tra boschi e campagne, un centro di eccellenza con ampie e moderne strutture per l'equitazione. Sì, esatto. Un perfetto connubio tra architettura e paesaggio circostante, con un team di professionisti a disposizione di tutti, adulti e bambini. Sì. Affiliato alla Federazione Italiana Sport Equestri e Alconi. Sì. Vuoi aggiungere qualcosa? Che vi aspettiamo numerosi, soprattutto i ragazzi, per ristabilire un buon rapporto con gli animali. Il vostro stand si trova? Avete uno stand? Qua di fianco. Ok, ho visto anche... Dove abbiamo portato i nostri pony. Ah, ok, mi è sembrato che dei pony prima. Quindi immagino. Grazie a tutti per essere passati, e vi aspettiamo al centro. Numerosissimi, sì, sì. Grazie tante. Grazie, un omaggio al circolo ippico, ecco. Arione. E grazie alla manifestazione, è la prima volta che partecipiamo. Ma non l'ultima. Non l'ultima, davvero. La prima di una lunga serie. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie a voi. A questo punto chiamiamo, vedo che sono in zona gli arcieri della Rupe di Viana. Arcieri della Rupe di Viana. Associazione nata, che nasce nel 2011 dall'idea di 5 amici accomunati dalla stessa grande passione, ossia il tiro con l'arco. Il nome della compagnia prende spunto dal nome del torrente Viana che scorre in quel di Rivara, dove la compagnia viene formata. Da allora hanno un paio di tornei storici, gare amichevoli, gare di campionato regionale, hanno partecipato a gare in giro per il Piemonte. Hanno un campo permanente Rocca, avete lasciato Rivara, un locale coperto adibito a palestra a Rivarolo e in allestimento Boschi a Prascorsano. Sì, dunque noi proponiamo il tiro con l'arco, proponiamo il tiro con l'arco sotto tutte le sue, i suoi aspetti. Dobbiamo ringraziare assolutamente l'organizzazione, tutti gli intervenuti, e un grazie particolare all'amministrazione comunale, al sindaco e agli assessori, perché da 2 anni a questa parte ci potete trovare nella palestra a Rivarolo, per cui grazie veramente all'amministrazione comunale. Abbiamo un campo permanente a Rocca Canavese, e in allestimento
un bosco a Prascorsano dove prepareremo un percorso di tiro con, su sagometri dimensionali. Quindi di tutto di più. Abbiamo in allestimento un bosco. Un bosco, nel senso che il bosco è allestito, però allestiamo poi, sì, perché comunque dobbiamo fare la nostra pulizia, tracciare il percorso e verrà una bella cosa. Ma sì, assolutamente, perché era un bosco in disuso, per cui dovremmo farlo rivivere un pochino. E siamo affiliati a FIARC, FITARC e WISP, e quest'anno abbiamo portato una, tra virgolette, una novità, perché è un gioco che nasce in casa WISP, l'Archery Combat, che si fa in totale sicurezza. Lo scopo è cercare di colpirsi, si gioca a squadre, da 2 a 4, se volete venirci a trovare siamo laggiù nell'angolo. Abbiamo un campo per cui l'affluenza è stata ottima, devo dire. Perfetto. Per cui grazie veramente a tutti quanti. Grazie. Grazie agli arcieri della Rupe di Viana. E facciamo comandare sul palco Bushido Kai Judo Academy. Ah, ok. Anche loro, un gruppo di amici che mossi dalla stessa passione per il judo, hanno deciso di unire le proprie competenze e la propria esperienza, cercando sempre di volgere lo sguardo, questa è bella, verso lo sport, nello stesso modo in cui lo volgono verso la vita, con tanto ottimismo e sempre col sorriso, rimanendo convinti che l'umiltà sia d'obbligo se si vogliono raggiungere grandi obiettivi. È bellissima questa cosa. A chi lascio il microfono? A te, ecco, perché le donne hanno sempre qualcosa da dire. Allora, noi pratichiamo judo a Feletto, ma anche Ivrea, e l'orario è dalle 16.30 alle 19.30, no 16.30 scusate, ho sbagliato, 18.30 alle 19.30 per i bambini, invece per i grandi dalle 19.30 alle 9. E a Feletto lo facciamo alla scuola elementare in via Remo Bretto 12, e siamo al piano... Vabbè, piano. Quando siamo lì piano lo troviamo, lo troverete di sicuro, lo troviamo. È precisa, è giusto, è una donna, sì. Grazie, un omaggio, sì. Non te la sparare tutta, vedere, però purtroppo te non potete vedere. Non ringraziamo i nostri amici judoka e andiamo oltre con Nordic Walking. No, andiamo oltre con Accademia Malaria. Niente, scherzavo, andiamo oltre. Non ci sono? Non ci sono? Allora, ok, allora andiamo con ordine, chiedo scusa. E c'è anche Himalaya. Chi sta salendo? Chi siete? Himalaya. Himalaya, non vedi come è alto? Quella di diffondere una pratica millenaria e una genuina ricerca spirituale come prescritta dai Veda. Armonia, equilibrio e pace sono la base di una vita felice. Fede già dallo sguardo. Solo attraverso una pratica costante l'aspirante potrà gustare la gioia spirituale e vivere in modo sano e sereno. La serenità traspare. Esatto, quello è lo scopo dello yoga, è la felicità interiore attraverso pratiche fisiche di respirazione, meditative, ma lo scopo è la calma dentro. E in occasione volevo, tra i nostri corsi che facciamo qua a Rivarolo, siamo in corso Torino 1, Hatha Yoga, meditazione, e da quest'anno proporremo un nuovo corso adatto a tutti, anche per chi ha problemi a stare seduto sul pavimento, chiamato Yoga Sedia, quindi una pratica adatta a chi ha protesi, quindi alle ginocchia, alle anche, quindi lo stiamo diffondendo anche tra i medici della zona, sia di Rivarolo ma anche di Caluso, e sembra che stia avendo un buon successo, quindi questa è la nuova attività che stiamo proponendo quest'anno. Ci spieghi il segreto di come raggiungere il Nirvana con sto caldo? Non pensarci, non pensarci. Non ci pensi, non ci pensi. Un omaggio, grazie a tutti all'Accademia Himalaya. Andiamo oltre allora questo video con Nordic Walking. Abbiamo un rappresentante, anzi due rappresentanti, opera con una vera e propria scuola nell'ambito dell'associazione sportiva dilettantistica Nordic Walking Andrate, aderente alla Lega Montagna della WISP. A Rivarolo ha creato il Campus del Cammino, un'iniziativa per la promozione dell'attività fisica promossa dalla città di Rivarolo Canavese in collaborazione con ASL T4, WISP Ivrea e Canavese. Una parola da aggiungere a questa presentazione? Presentatevi tutti a camminare e cambiare il ritmo di vita. Camminare fa bene. Camminare fa bene. Abbiamo anche magari di evolverci un po'. Guarda, io sono ho cominciato con il contapassi, quindi è già un inizio. Perfetto, è già un inizio. È già un inizio.
venite qui al martedì, ci siamo sempre dalle 15:30 alle... qui al castello. Quindi i nostri amici Nordic Walking li trovate qui al castello. Perfetto. Un piccolo omaggio. Grazie. Silvia, grazie a tutti, un piccolo omaggio presenza. Anche a loro, arriva, eccolo qua, grazie. Noi andiamo oltre. Volley Rivarolo. Con Rivarolo Volley. C'è Rivarolo Volley, ci abbiamo la Rivarolo Volley. Nata Rivarolo nel 1964. Con oltre 40 volontari che prestano la propria opera come dirigenti, segnapunti, arbitri associati per conseguire obiettivi comuni, quali far crescere i giovani con sani principi morali, ottenere risultati sportivi con attività di gruppo sia agonistica che amatoriale e, perché no, anche divertirsi, soprattutto divertirsi. Grande attenzione al settore giovanile che cura con percorsi pluriennali di crescita del vivaio e corsi di mini volley. Crescita del settore agonistico attraverso la progressiva maturazione delle squadre giovanili. Ricordiamo il suo grande presidente che ci ha lasciato nel 2017, Luigi Ballario. Sì, un applauso, lo facciamo in memoria di Luigi Ballario. Grazie. Tu sei il successore? Io sono il successore. Praticamente quando Gigi ha avuto i primi sentori della malattia, che poi purtroppo ce l'ha portato via, abbiamo deciso che lui diventasse il presidente onorario del Rivarolo Volley e lo è stato fino all'ultimo giorno di vita. Vorrei dire a tutti che domani, 15 settembre, organizziamo un memorial Gigi Ballario. Abbiamo portato 6 squadre di Serie C qui in Rivarolo proprio per ricordare la storia di Gigi e tutto quello che Gigi ha fatto per il Rivarolo Volley e per i bambini di Rivarolo, per i ragazzi di Rivarolo. E l'altra cosa che vorrei dire, al di là del Rivarolo Volley, delle attività che facciamo, ne ho parlato anche con Alberto, con l'assessore, noi abbiamo bisogno che la gente di Rivarolo venga a vedere le partite, abbiamo bisogno che i bambini di Rivarolo vengano a vedere le partite, le ragazze, i ragazzi, perché il pubblico è il settimo giocatore in campo. Purtroppo molte volte abbiamo più tifosi ospiti che di Rivarolo, quindi l'invito è a tutti. Andate a vedere tutti gli sport, non solo la pallavolo, perché è fondamentale per le atlete soprattutto avere un tifo. E quindi è un invito che faccio a tutti per tutti gli sport. Ringrazio anche gli organizzatori per lo spazio che ci hanno dato oggi. Ecco. Voi siete? Rivarolo Canavese Volley, siamo lì con i due campetti. Grazie. Un piccolo omaggio. Grazie. E grazie a voi per la partecipazione. Ok, adesso hai sconvolto la scaletta. Schoolbox Canavesana. Allora, è la volta di Schoolbox Canavesana. Lì sul. Eccoci. Ecco che però non presentiamo, cioè rapidamente, perché rapidamente tornerete dopo. Chiede chi sa, fate cosa volete, siete imponenti, fate quello questo che volete. Questo è un momento fate piuttosto veloce, perché voi so che tornerete dopo per un'esibizione. Facendo i furbi qua. Noi? Sì, voi state facendo i furbi, state scavallando. Ma qui cambiano. Mi farebbe piacere avere sopra tutta la mia squadra, quelli che lavorano in palestra con me. Quindi dal Savate al Gran Maga alla King Box. Bravo. King Box al Judo, anche il Judo vorrei qua sopra. Marta! Arrivano Rivarolo, tutta! Perfetto! Ecco, quindi tutti insieme. Ok, così almeno facciamo vedere quanti siete, il gruppo che abbiamo creato, con sacrifici finalmente siamo riusciti a creare una bella realtà a Rivarolo, in frazione Pasquaro, dove io sono tra virgolette il capostipite, dove ho deciso di fare la pazzia e aprire questa palestra con 6 discipline diverse. Vorrei anche la ginnastica ritmica qua sopra, la ginnastica ritmica, che è la neo entrata che inizierà martedì. Quindi, a fare l'attività. Ora noi troviamo qua sopra la School Box Canavesana. Rubis Savate, sì. Ok. Kickbox, sì. A uno e Kramaga. Sì. Si è dimenticato qualcuno? Sì. Il judo. Accademia Rivarolo Judo. Bravissima. No, vabbè, ma voi siete quelli del toro che va in giro. Vogliamo il toro, cioè. Dove è il toro? Sali, toro! Io voglio
io al toro perché quest'uomo ha tutta la mia stima personale, perché... E abbiamo la nuova entrata alla ginnastica ritmica. Cioè, vieni qua per favore, vieni qua, dammi la mano. Io vorrei che... Grande toro! Grande! Grande toro! Cioè, quest'uomo... Secondo me ha tipo 3-4 litri di sudore lì dentro. Ok, ma cioè io non lo so, bravissimo, grazie. Comunque davvero. Il costume è grosso uguale. Noi il toro lo apriremo per le cose. Comunque niente, siamo contenti di avere creato questa realtà, questa sinergia tra 6 associazioni, dove dal lunedì alla domenica siamo tutti i giorni da mattino alla sera dentro alla palestra a Pasquaro con tutte queste attività. Venite a provare. Ci sono corsi per i bambini, per gli adulti, abbiamo veramente creato una bella realtà di sport da combattimento e non solo, abbiamo aggiunto anche la ginnastica ritmica per le bambine minorenni, ok? Quindi davvero per tutti a 360 gradi. Bravissimo, bravissimo, grazie mille, grazie a tutti a voi. Grazie a tutti per la giornata, grazie. Grazie. Ok, grazie mille. E adesso? E adesso sul palco, li abbiamo comunque già visti nelle esibizioni prima, ma tornano sul palco per il presente. Arcieri Montesoglio. Arcieri Montesoglio, abbiamo rappresentanti degli Arcieri Montesoglio. Montesoglio. Siamo quasi alla fine, manca una manciata di associazioni. Rembukan Karate Do. Manca una manciata di associazioni, poi avremo... Ah ok, allora, Rembukan Karate Do. Tu hai già detto tutto quello che c'è da dire, c'è solo l'omaggio. Grazie, tutto a posto? Tutto pare. Ma sì, allora, proprio solo, perché non gliel'abbiamo fatto dire prima, perché c'è una parola solo sulla scuola ma una. Una parola sulla scuola ma una. Ok, ci troviamo al palazzetto, centro comunale polisportivo in via Trieste 84, ed è una sede, poi abbiamo sedi a Barbania, ad Aglie e da Castellamonte, dove insegna anche una campionessa del mondo che è Buffo Giulia, mia figlia, quindi ecco, un nome, una garanzia, una casa. Grazie mille e allora viva le arti marziali, viva il karate. Ciao, grazie mille, ciao ciao ciao. Arcieri Montesoglio, prego. Arcieri Montesoglio, che ricordiamo sono di Forno Canavese, frazione Cima Piasole, giusto? Ricorda bene, perché non ho il foglio adesso qua degli Arcieri Montesoglio, ma mi pare di ricordare. Ma facciamo dire tutto a loro. Dite tutto voi. Diciamo noi, non c'è problema. Noi siamo gli Arcieri di Montesoglio, un'associazione di tiro con l'arco federata con la FITARCO, quindi CONI, Olimpiadi, tiro con l'arco olimpico, arco nudo, compound, lombò, arco storico. Abbiamo un campo aperto 365 giorni all'anno a Forno Canavese in frazione Cima Piasole 100, con la possibilità di fare il 3D sulle sagome, l'Hunter and Field e il Pratical. Nel settore invernale abbiamo una palestra riscaldata e naturalmente attrezzata, dove facciamo l'indoor, quindi i classici targa a 18 metri. Ci troviamo tutte le settimane. Abbiamo un sito internet che è arcieridimontesoglio.it, anche le pagine social per la comunicazione. Se volete potete chiamarci, ci sono tutti i riferimenti, vi daremo tutte le informazioni del caso. Nella nostra società c'è anche Berti Ferruccio, campione europeo e mondiale di tiro con l'arco, quindi un personaggio di una elevatura molto particolare. Vi ringraziamo, vi aspettiamo nel nostro campo per imparare la pratica di tiro con l'arco. Grazie a tutti. Monica, ci candidiamo come bersagli. Tu. Vogliamo... Grazie. Grazie agli Arcieri Montesoglio. Solo il giro. Ok. Perfetto. Adesso invece sport incontro in line, le ragazze sport del pattinato in line hanno visto esibirsi questa mattina. Questa mattina si sono esibite. Ok, abbiamo qualcuno della sul palco, una meravigliosa esibizione di pattinaggio. Oggi Eccola. Vengono. Oggi sono io da sola. Ok, in rappresentanza di sport incontro in line ci dici a questo punto qualcosa della scuola, perché stamattina non abbiamo avuto occasione di parlare. Esatto, è una società praticamente neonata, in realtà è una sezione appena aperta di una polisportiva che esiste da 30 anni almeno, che si è sempre occupata di ghiaccio e adesso ha deciso di aprire anche una parte di inline, che è questa nuova specialità del pattinaggio che ha occasione di prendere piede anche in Italia, molto più del ghiaccio, perché si può appunto fare da qualsiasi più parte, sì. Ecco, più facilmente anche su un palco come questo. Noi ci alleniamo a Forno,
anche noi come gli arcieri, ma noi ci alleniamo nella palestra delle scuole il mercoledì e il venerdì dalle 18. Perfetto, quindi grazie. A Sport Incontro Online. E poi omaggio, i tuoi amici. È l'ora del Taekwondo canavese. Abbiamo i rappresentanti. Dice sempre. Vengono a ritirare l'omaggio perché ci siamo già parlati prima. C'è qualcosa da aggiungere? Qualcosa che volete aggiungere? Arrivederci al prossimo anno, bellissimo. Allora, un omaggio a Taekwondo canavese. Signore. E ai loro spezzatronchi. E ai loro fantastici spezzatronchi. È stata un'esibizione bellissima. Per chi se l'è goduta prima. E vabbè, mancano gli amici della scherma. The last but not the least. Gli amici della scherma. Ma noi approfittiamo, mentre stiamo aspettando quelli della scherma, di omaggiare qualcun altro. Piccola sorpresina di nuovo, due persone che si chiamano Monica e Giulio, che non so bene chi siano, ma che sono state qua sopra sul palco tutto il giorno e ci hanno dato una grandissima mano. Quindi un piccolo omaggio ai due presentatori new entry di quest'anno. Grazie. Grazie davvero. E non è mica finita. E sembra che siate stati al mare dopo una giornata così, perché sarete anche belli abbronzati. In sauna, esattamente. Grazie davvero agli organizzatori. Bene, allora aspettiamo quelli dello scherma che vengano sul palco, così. Circolo, scherma, eccoci qua. Giuseppe Delfino. Delfino, così almeno premiamo ancora questa associazione e poi partiamo cuore, vero? Con le esibizioni, il secondo blocco di esibizioni. Allora. Prego. Un omaggio, allora solo una parola per completare quello che è stato detto prima a proposito della scuola, dove vi troviamo, se vuoi dire qualcosa, avvicinarci un attimo. Sì, allora ci trovate nella sede di Ivrea, zona Bennett Nuovo, diciamo. Ricordiamo però che ha 51 anni di storia, abbiamo la squadra maschile nella massima serie nazionale che è la Serie A1, confermata quest'anno, le ragazze sono in Serie B. Da quest'anno la cosa più importante, direi, legata alla giornata di oggi è che saremo presenti anche a Rivarolo con un corso per bambini principianti in età di scuola elementare circa, qui alla Polisportiva, i corsi inizieranno lunedì. Per le capre come me, Monica? Ecco, invece per i bambini un po' più cresciuti come voi, purtroppo vi tocca venire a Ivrea dove abbiamo un corso adulti. Il lunedì e il mercoledì sera, però insomma Ivrea è un quarto d'ora, quindi sì, no, ma può fare. Vengo spesso a Ivrea. Esatto. Quindi io volevo ringraziare comunque qui l'organizzazione per la giornata fantastica, nel senso che. Grazie mille. Un omaggio al circolo Sperma Giuseppe Ventino, grazie ancora. Ok. E noi abbiamo finito per il momento e tra l'altro cioè siamo in perfetto orario, sono le ore 17.